E chi ha messo dentro poi? Perché a Perry, vabbè, ha messo il sigillo, ma anche Martin, benissimo. Cioè, sì, no, è il... cioè ti hanno risposto quelli sì, che tu avevi chiesto dovessero essere proprio pronti. Se tu pensi che Martin e Mazzocco, 2,95, che non hanno mai giocato assieme su una partita importante per il nostro percorso del campionato, ti fa un attimino capire che a volte bisogna avere anche, ecco, il coraggio di metterli dentro, perché si devono esprimere questi ragazzi qua. Hanno sbagliato molto, ma hanno fatto una grande prestazione tutti. Mi stai rivedendo un attimo la partita. All'inizio siete partiti subito forte, poi forse dopo il vantaggio avete smesso un po' di giocare palla a terra come all'inizio. Ma guarda, sinceramente abbiamo fino alla fine del primo tempo 3-1, no, ma per carità, stiamo a guardare il pelo, è giusto guardare il pelo, ma ti chiedo, avresti messo la firma con tutta la defezione vincere 3-1 qua? Subito. E allora, certo, ci diamo la risposta da solo. Per carità. Però poi all'inizio della ripresa si è vista una cosa diversa. Ci sono anche gli avversari. Tieni presente che questi undicesimi qua non hanno mai giocato assieme. Quindi anche i 2-3 passaggi di fila era una cosa da provare, da vedere. Non era facile, non è mai facile niente, assolutamente. La squadra però per, penso, 70-80 minuti ha fatto un buon calcio, ha creato tantissime palle gol, specialmente il secondo tempo, che secondo me si poteva anche allungare le reti, però siamo contenti così, andiamo avanti, abbiamo poco tempo per recuperare perché sabato si gioca. Scusa una cosa, dei senatori, sì, direi che è difficile fare una classifica di mezzo, perché anche i due centrali difensivi oggi non hanno sbavato praticamente nulla, il portiere l'ha buttato dentro, cioè, voglio dire, questo amalgama, anche nel momento in cui i senatori dovevano essere chiamati a tirare un po', a stringere i denti più di tutti, più di altri, a tirare dimostra loro, che il gruppo c'è, insomma. Stefano, il gruppo c'è sempre stato e ripeto, è guai a chi lo tocca. Questa categoria, specialmente quando non hai a disposizione tanti vecchi, i vecchi che hai a disposizione devono fare la partita perfetta per far star bene anche gli altri. E direi che oggi, quando gli ho chiesto nella riunione tecnica stamattina di fare la partita perfetta di Vecchietti, ero convinto e loro mi hanno dimostrato ancora una volta di poter contare su di loro. E questo è un complimento a chi ha giocato oggi, dei vecchi principalmente, ma di conseguenza anche ai giovani che hanno giocato e quelli che sono subentrati. L'ultima cosa, oggi hai sfondato sugli esterni, perché sono andati via tutti e due da una parte e dall'altra. Questo è probabilmente la dimostrazione che il modulo funziona. Abbiamo lavorato tutta la settimana e abbiamo provato a insistere su questa cosa qua. A volte riuscivamo nella gestione della palla a fare dei cambi gioco, a volte a giocare la soterra, abbiamo cercato tante volte Ilari, tante volte Petrilli, a Peri il secondo tempo, era quella la partita, conoscendo il campo, vedendo un pochettino anche le caratteristiche degli avversari, era da andare per via esterna, tenendo presente che centralmente sicuramente avevi un giovane affidabilissimo sotto l'aspetto di impegno e di generosità, però da migliorare molto sotto l'aspetto dell'esperienza. Secondo te hanno fatto